Mi aveva detto che sapeva come farmi morire, mi minacciava, avevo paura di lei. Per questo, dopo aver pranzato e sistemato la tavola, Lisa Pagliaro Bernato è andata in camera sua a prendere il coltello acquistato in un negozio di cinesi e l'ha colpita 4 volte, al petto e al collo. L'omicidio domenica poco prima delle 13 in via del lavoro a Marostica. Il racconto di come la 54enne ha ammazzato la coinquilina Maria Cristina Cavedon in caserma a Bassano davanti al pubblico ministero e ai carabinieri. L'ospite dell'appartamento gestito dalla cooperativa Un Segno di Pace ha confessato subito. È stata trovata con gli abiti e le mani ancora sporchi di sangue. La donna, originaria di Noale, invalida per gravi problemi psichici, aveva trascorso 10 anni in una comunità protetta. Nel 2004 in auto aveva investito e ucciso un ciclista 77enne a Tiene, senza prestare soccorso alla corsa a casa a Caltrano. Non era stata condannata in quanto considerata incapace di intendere e volere. Viveva in quella casa di Marostica da 2 anni, ma ha riferito di sentirsi emarginata, sola e rifiutata. Queste persone, compresa la signora Pagliaro Bernato, veniva regolarmente, quindi mensilmente, in qualche modo visitata dalla psichiatra, e in ogni caso gli educatori andavano proprio per capire quali fossero i rapporti, come fosse la situazione, non veniva riferito a nessun tipo di problema particolare. Lisa Pagliaro Bernato, dopo aver colpito la coinquilina 53enne, ha raccontato di aver telefonato ad una zia e al fidanzato, ospite di una struttura nel Veronese, che le hanno detto di chiamare i carabinieri. Poi si è costituita, la terza inquilina in quel momento era fuori. Erano state al centro commerciale anche il giorno prima, mi pare, 2 giorni prima andate a fare la spesa insieme. Quindi non c'era nessun tipo di limitazione sull'uscire e andare a comprare qualsiasi cosa, insomma, nel senso che sono persone libere, non sono persone recluse. La donna, dopo l'interrogatorio durato circa un'ora, è stata accompagnata in carcere a Montorio Veronese. Per domani è stato fissato l'interrogatorio di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, poi sarà fissata l'autopsia sulla vittima.